La natura umana è veramente enigmatica, non credi? Voglio dire, se non stiamo cercando disperatamente di distinguerci dalla folla per avere riconoscimento, allora stiamo cercando di adattarci in modo che nessuno ci prenda in giro. Beh, io sono una di quelle che non è come le altre ragazze e indosso con orgoglio questa etichetta. Ma non sono sempre stata così. Non sono nemmeno mai stata una di quelle "io non sono come le altre" per attirare l'attenzione su di me che oggigiorno vedi nei social media. Vedi, questo è stato un lungo percorso di disagio e sto cercando di imparare ad amarmi per ciò che sono. Anche da piccola mi sono sempre sentita diversa. Ricevevo dei bei regali di compleanno dalla mia famiglia, come tante Barbie, abiti, accessori, tutù e diademi carini. Questi regali mi piacevano molto ed ero davvero entusiasta di riceverli. Proprio come la maggior parte delle ragazze a quell'età, immagino. Il problema è che giocavo con le mie nuove bambole solo per un po', ma ero più attratta dai Lego e dalle macchinine di mio fratello e passavo il tempo a creare delle stradine di fango fuori in giardino. Barbie non si è mai adattata alla vita all'aria aperta e il tutù si sporcava subito e perdeva il suo luccichio. I miei genitori se ne sono accorti quasi subito e hanno iniziato a comprarmi giocattoli da maschietto e io e mio fratello ci giocavamo per ore. Ma sai come va? Hai sempre quella zia o nonna che vuole che tu sia più femminile e giochi con i giocattoli da ragazza. E non c'è niente di sbagliato. Tutte le mie amiche all'asilo amavano le loro Barbie e i set di gioielli, ma per qualche ragione non facevano per me. Non mi piaceva la sensazione di quelle collane di plastica addosso. Non mi piaceva sentire il peso degli orecchini a clip sulle orecchie. Mi sentivo a disagio e a quell'età non avevo idea del perché mi sentissi così. Così ben presto mi hanno cominciato a chiamare maschiaccio e mi dicevano che non era una buona cosa per una ragazza carina come me. Persino il mio piccolo cervello da bambina in età prescolare voleva sapere perché c'erano cose per i maschietti e cose separate per le femminucce. Perché io non ero considerata una ragazza? Dopotutto maschiaccio insinua che sei un maschio, giusto? Solo perché mi piaceva arrampicarmi sugli alberi e giocare con le macchinine. Ad ogni modo, andare a scuola non è stato facile. Purtroppo i bambini possono essere piuttosto brutali e giudiziosi. L'etichetta di maschiaccio mi è rimasta addosso e le ragazze femminili non sembravano interessate a giocare a calcio e a basket con me durante la ricreazione. Ancora una volta non c'era nulla di sbagliato se alla maggior parte delle ragazze non piacevano questo tipo di cose. Io giocavo con i miei amici e sì, erano per lo più maschi. Ci divertivamo, ma non riuscivo ancora a scrollarmi di dosso quella sensazione che c'era qualcosa di sbagliato in me. E poi ho cominciato la scuola superiore. Quando il mio corpo ha iniziato a cambiare durante la pubertà, ho iniziato a sentirmi un po' più femminile e immagino di essere diventata più normale come ragazza. Inoltre è stato in questo periodo che mi sono infatuata di uno dei miei amici di lunga data. Ho preso una bella cotta per lui e desideravo disperatamente che mi notasse tra tutte le ragazze della nostra classe. Ho cercato in tutti i modi di farmi notare. Mi sa che sembravo una vera idiota. Beh, è così, perché non si è proprio accorto di niente. Rimanevo uno dei ragazzi nella sua mente. A lui sono sempre piaciute altre ragazze e sono rimasta bloccata nella zona degli amici. Sì, capita anche a noi ragazze. Così ho deciso che dovevo cambiare qualcosa in modo che lui mi notasse e mi chiedesse di uscire. Ho consultato alcune delle mie nuove amiche su cosa indossare e come truccarmi per attirare la sua attenzione. Erano così entusiaste di aiutarmi. Sì, era tempo di un pigiama party per sole ragazze e mi hanno rimessa completamente a nuovo. Un po' come il classico film anni 90 dove ti trasformano da capo a piedi. Sto scherzando, ma ho reso l'idea. Ad ogni modo mi hanno fatto apparire bellissima, ma è stata tutta un'altra cosa quando ho provato a farlo di nuovo da sola il lunedì mattina prima della scuola. Mi sono infilata il mascara negli occhi un'infinità di volte e sembravo più un pagliaccio che altro. Per quanto riguarda il fatto che il mio nuovo look abbia impressionato meno il ragazzo che mi piaceva, beh, dopo che mi ha guardato ha riso e le sue uniche parole sono state «Chris, cos'è tutta quella robaccia che hai sul viso?» Eh già, il mio tentativo di farmi chiamare per nome, Cristina, e non usare più il mio soprannome è del tutto fallito. Ero mortificata. Altre ragazze sono brave in tutto, ma io mi sono arresa all'istante. Così ho deciso che era meglio concentrarmi sui compiti e lasciare alle altre il piacere di farsi belle. I libri non mi hanno mai fatto male quanto il trucco. Mi sono persino iscritta a un club del libro dopo la seconda liceo e in questo ambiente intellettuale ho iniziato a sentirmi a mio agio. Ero sorpresa di vedere quante persone venissero a questi incontri.
C'erano altri maschiacci come me, c'erano maschi e c'erano femmine femminili. È stato in questo periodo che ho iniziato a capire che le persone sono solo persone. Ho sempre pensato che le ragazze che amano il trucco e gli abiti si preoccupassero solo di pettegolezzi e di corteggiare i ragazzi. Non potevano amare i libri, o no? Immagino che quello che sto dicendo sia che siamo tutti diversi in qualche modo. Quindi perché preoccuparsi delle svariate etichette quando puoi semplicemente essere te stessa e fare ciò che ami? E questo è esattamente quello che ho fatto durante l'università. Forse era perché mi piaceva giocare con i Lego e costruire strade sterrate per le macchinine di mio fratello quando ero piccolina, ma ho scelto la facoltà di ingegneria civile. Ora volevo progettare veri edifici e strade. E sì, questo è un campo tradizionalmente maschile. Penso di aver letto una statistica che quasi il 90% degli ingegneri civili sono maschi. Incredibile, vero? E lo notavo anche durante le lezioni, ero una delle pochissime donne dell'intero dipartimento. Ma ero sulla strada per fare ciò che amavo, ed è esattamente quello che faccio oggi. Camminare per il cantiere di un edificio che ho aiutato a creare è incredibile, e indosso il cappelletto da cantiere e gli stivali antinfortunistici come una reginetta. Ho pensato che avrei avuto difficoltà ad essere presa sul serio in un campo maschile, ma posso dire che i miei colleghi e capi mi portano rispetto. Ma forse è perché sono brava in quello che faccio, non per vantarmi o chissà cosa. Certo, all'inizio è stata dura, ma credo che sia il caso di qualunque neolaureato universitario che entra nel mondo reale del lavoro. Voglio dire, mio marito ha affrontato la stessa cosa dopo aver studiato per diventare un infermiere. Ah già, proprio così. Questo maschiaccio ha incontrato un ragazzo che la comprendesse a fondo. Come ho detto, è un infermiere, quindi la maggior parte dei suoi colleghi sono donne. Ha passato le stesse difficoltà quando era piccolo, cercando di aggregarsi con i ragazzi. Anche se preferiva giocare al dottore con le bambole della sorella. Quando ci pensi, è piuttosto pazzesco che due persone come noi si siano trovate, no? Penso che fosse giusto mostrarti che gli stereotipi tradizionalmente maschili e femminili stiano svanendo. Quindi se ti senti diverso dagli altri nel tuo gruppo sociale, non lasciarti abbattere. Sono sicura che farai grandi cose se imparerai ad amarti e ad accettarti per come sei. Quindi, hai mai provato qualcosa di simile nell'arco della tua vita? Per te è una lotta quotidiana? Sentiti libero di condividere la tua storia nei commenti. E non dimenticare di dare a questo video un mi piace, condividilo con i tuoi amici e fai clic sul pulsante per iscriverti e rimani su Il lato positivo della vita.